buongiorno. Altro video sui profumi, un attimo parlarvi, non dei regali che ho ricevuto a Natale, è un video che farò dopo, ma volevo parlarvi nello specifico di un profumo, anzi tre profumi, di cui vi ho già parlato di uno, insomma, e sono le tre vaniglie di Elan. Io vi avevo parlato della vaniglia Cashmere, che è questa, ve ne ho parlato già in due video, credo, che sarebbe il tag, e un altro video in cui vi facevo vedere appunto degli acquisti fatti nell'ultimo periodo. Ho ricevuto, questo l'avevo comprato io, insomma, e ho ricevuto le altre due per Natale. Quindi a Cashmere ve ne ho già parlato, vi ripeto, già due volte, quindi insomma non vorrei dilungarmi più di tanto. Comunque è una vaniglia molto calda, molto avvolgente, ha delle note al suo interno. Che sono orientali, ecco, non mi veniva la parola. Io adesso, come sempre, vi dico le note olfattive molto velocemente, perché mi rendo conto che magari le avete già sentite 36 volte. Allora, questa è appunto caratterizzata da note ambrate e comunque una fragranza molto calda e avvolgente, per cui comunque è sensuale e orientale, e comunque è molto adatta per questo periodo perché comunque è invernale. Allora, abbiamo bacelli di vaniglia in testa, di pompona del Messico, semi di anice stellata, foglie di tulsi, basilico sacro dell'India. Nel corpo troviamo legno e radici di sandalo, radici di vetive di Haiti, legno di palo santo e legno del Kashmir. Nel fondo abbiamo malto d'orzo, balsamo del Tulu e note ambrate. Vi ho già fatto più di una volta, penso, una premessa, e diciamo che spiegato un attimo. Elan è un marchio d'erboristeria, un marchio che potete trovare anche nei negozi, per esempio Natura Sì. Ora, non so se questi li troviate già, insomma, però nelle erboristerie che tengono il marchio Elan voi le trovate. Io da qualche tempo, più o meno un anno a questa parte, che mi sono avvicinata, diciamo, a questo marchio, perché tramite soprattutto due profumi, che sono Ozone, che è, diciamo, quello che viene definito uno dei dupe di REM, che però per me si discosta abbastanza al mio naso, che diciamo è abituato e abbastanza esperto per le fragranze che sono ozonate e marine, e soprattutto per Tonka e Peperosa, che è uno dei profumi, diciamo, di Elan, soprattutto diciamo uscito penso 2 anni fa nel periodo natalizio, che è più famoso di Elan perché è veramente ottimo. È un profumo sono profumi con ottime persistenze, soprattutto gli ultimi che hanno fatto, e sono profumi che costano intorno, anche questi, dai 20 ai 25 euro, parliamo dei 50 ml, quindi non sono profumi molto costosi, però per la complessità e per diciamo l'originalità anche a volte delle fragranze, secondo me vale molto la pena andare a sentirli. Sentivo in un video poco tempo fa, non mi ricordo il video di chi, perché io ne seguo tante di persone che parlano di profumi, e anche persone che non seguo abitualmente, ma magari trovo un video, lo vedo e poi magari non mi capita di non iscrivermi al canale, che comunque esiste un mercato, esiste un mondo di nicchia anche nei profumi di erboristeria. Ne sono profondamente convinta, io mi sto affacciando a questo, diciamo, mondo della nicchia, dei profumi low cost fra virgolette e di erboristeria, perché veramente ultimamente trovo che i nasi che fanno queste profumazioni, che creano queste profumazioni, meritino veramente almeno il disturbo di andarle a sentire. Vi dicevo che questa è la più avvolgente di tutte le tre vaniglie di Elan. Sono caratterizzate tutte da vaniglie differenti e quindi anche con note differenti. Questa è la più orientale e avvolgente, è un profumo, come ho già detto in un altro video, che può ricordare, ma non perché ci somigli, perché è completamente diverso, a Hypnotic di Poison. Non è un dupe, non ci somiglia per niente, però la sensazione che evoca a me, questa sensazione calda, avvolgente, anche se Hypnotic di Poison è stato riformulato negli ultimi anni e non è più quello di una volta, purtroppo,
a me mi dà quella sensazione. Quindi insomma, se vi capita di andare a sentirle, secondo me vale la pena. Parliamo della seconda, che è la vaniglia verven, quindi vaniglia e verbena. Se sperate di essere morse da un vampiro, non comprate questa vaniglia, perché i vampiri vi gireranno alla larga. Io, se non dico una cosa idiota in un video, non dormo. Allora, la vaniglia verven, vi dico in nota di testa, qui ho violentato e aperto la confezione, così poi la butto. In testa troviamo fiori e foglie di limone di Sicilia, foglie di lemongrass, foglie di verbena e foglie di fiori di artemisia. Nel corpo troviamo fiori di eliotropio. Io ho capito che dove c'è l'eliotropio vado a nozze, l'ho capito adesso, però è così. Fiori di arancio dolce e fiori di verbena. Nel fondo troviamo un fondo più caldo e più avvolgente, appunto, perché questo profumo parte in un modo più fresco rispetto all'altro, che parte subito avvolgente e molto caldo. Troviamo comunque nel fondo baccelli di vaniglia balbum dell'isola di Réunion, malto d'orzo e curcuma e note ambrate. Allora, voi appunto avete visto che se in questo profumo avete sentito, vi dicevo, che se in questo profumo troviamo la vaniglia di pompona del Messico, qui troviamo la vaniglia Bourbon. Sono appunto tre profumazioni che come base hanno la vaniglia, la base di partenza, dove poi chi ha creato questi profumi ha lavorato per creare delle fragranze diverse, ma che unite tutte dalla vaniglia, ma vaniglie diverse. Allora, io questo profumo l'ho annusato e a me ricorda, io non lo so se sia, anzi lo so, se sia appunto questa commissione, come si dice, questa unione di tutti queste note olfattive, ma a me ricorda una torta al limone. Cioè, io sento delle note dolci che sicuramente sono date dalla vaniglia, dall'ambra, avvolgenti più che dolci. Però riesco a sentire anche quella nota, ma anche subito in partenza, appena spruzzato, quella nota comunque agrumata del limone, del lemongrass. Però a me ricorda, siccome che comunque il fondo è comunque molto dolce, mi ricorda una torta al limone. Questo vi posso dire, cioè, nel senso che voi vedete, io l'ho già utilizzata, ma poco, perché comunque non è passata ancora una settimana a Natale. Io li ho ricevuti a Natale, per cui non posso ancora farne proprio una recensione precisa. Però anche questa è molto particolare. Penso delle tre che questa sarà la mia preferita, perché comunque contiene al suo interno tutte delle note che a me piacciono molto, e quindi se questa la trovo comunque molto calda e avvolgente, e quindi ci sono quei giorni, spesso, perché lo sto usando spessissimo, in cui si ha voglia di questa avvolgenza, questa dà una sensazione più energica, però comunque restando comunque dolce, non è un profumo agrumato per sé di suo. L'ultima che vi voglio, l'ultima insomma che è stata fatta da Ellen quest'anno, un'altra vaniglia, è la vaniglia Oolong. Questa vaniglia è una vaniglia più speziata, appunto anche questa ha un fondo dolce in cui io riesco a sentire però anche qua una nota che non riesco a capire se sia anice o meno. Adesso io comunque vi leggo le note olfattive. Questa è quella che per il momento ho usato di meno, perché l'ho messa soltanto una volta, vi ripeto, neanche una settimana a Natale, quindi allora è una nota vanigliata, foie gras e speziata, appunto, dice comunque questo profumo. Infatti vi dicevo che comunque delle tre vaniglie questa è la più speziata. Allora, in testa abbiamo baccelli di vaniglia, non riesco a leggere, Tahitianis, baccelli di vaniglia tahitiani, penso sia, della Papua Nuova Guinea, fiori di arancio dolce, foglie di tè Oolong e fiori e foglie d'armoise. Nel corpo troviamo, appunto, il corpo è speziato, troviamo grani di pepe nero, semi di cardamomo, radici di zenzero, legno e radici di sandalo, radici di vetive di Haiti. Nel fondo troviamo malto d'orzo, balsamo del Tulu, olio essenziale di semi di ambretta e note di muschio bianco. Cioè, anche questo voi capite bene da quello che vi ho letto, che comunque non è un profumino
senza arte né parte, ecco, è un profumo veramente particolare, appunto sono tre vaniglie diverse da cui sono partiti per fare questi profumi. Questa sì è molto allenata, a me sembra quasi che si senta un tocco di anice annusata così, però spruzzata. Questa è una vaniglia che varia molto, questo dei tre è una di quelle che ha un'evoluzione più particolare. Io vi ripeto, vi consiglio vivamente di andare a sentirle, perché oltretutto ho visto che fanno una confezione che costa 18 euro, dove all'interno ci sono dei profumi da borsetta da 10 ml credo, o 9 ml, una cosa del genere, in cui sono presenti tutte e tre le vaniglie. Quindi insomma, se vi piacciono, non volete avere tutti e tre i profumi da 50 ml perché lo ritenete, diciamo, uno spreco, con 18 euro potete prendere la confezione da 3 ed avere questi tre profumi. Io ho finito con questo video, vi saluto, vi mando un enorme bacio e ciao ciao!